Devo trovarlo prima. Non posso parlare. Oh, ma tu sei Clive, vero? Martha mi ha detto di te. Dice che sei un mostro con quella spada. Sembri essere di fretta. Dove vai? Non lontano, spero. Ma non ho tempo da perdere. Potrebbe costare la vita a un uomo. Pare una cosa seria. Che è successo? Più che altro, che cosa potrebbe succedere? Hanno scoperto che è un portatore. E adesso uno dei suoi ex amici, nonché vicini, vuole che venga portato via in catene. Dov'è il portatore? Non è così stupido da aspettare gli imperiali. È partito subito, lasciandosi tutto alle spalle. Ma presto lo inseguiranno. Devo trovarlo e portarlo al sicuro, in fretta. Ecco, se tu hai tempo e voglia, una mano non sarebbe male. Mi aiuti a trovarlo? Ma certo. Tra portatori dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Grazie, Clive. Con il tuo aiuto potremo riuscire a raggiungerlo. Si chiama Norreys. Dobbiamo trovarlo e portarlo da Martha prima che gli imperiali lo catturino. L'avete trovato? Non prenderete quel bastardo rimanendo fermi come degli idioti. Quel lurido verme mi ha ingannato. Ha finto di essere uno di noi e per tutto il tempo era uno di loro. Catturiamolo e consegniamolo agli imperiali. Impiccarlo sarebbe troppo poco. Beh, sbrigatevi! Se scappa sarete voi a finire col cappio al collo. D'accordo, Ronald. Ce ne stavamo andando. Ehi, questo vuole aiutarci. Lo stavo aggiornando. Mandare un portatore a cercarne un altro? Assolutamente no. E va bene, troverò io il bastardo. Oh, andiamo, Ron. Guarda che è pericoloso. E se poi ti dovesse capitare qualcosa? Se vuoi un lavoro fatto bene, non mandi un portatore. Clive, ci potrebbe volere un po'. Inizia a cercare il nostro uomo. Io ti raggiungo una volta tranquillizzato Ronald. Norreys è stato visto dirigersi al portale dei decaduti. Potresti chiedere se chi è da quelle parti sa qualcosa. Dobbiamo trovarlo. Non dobbiamo farcelo sfuggire. Farò meglio a trovare questo Norreys prima che intervenga Ronald. È facile individuare un portatore. Tuttavia mi chiedo cosa intendesse con ingannato. Caso conosci un uomo di nome Norreys? Sì, lo conosco. È corso via da quella parte poco tempo fa. Sembrava avere una gran fretta. E per qualche motivo aveva con sé una lanterna. Non pensavo fosse un tipo da passeggiate notturne. Allora andava verso le paludi. D'accordo, grazie. In questo ultimo periodo... È uno dei nostri marchiati. Non sarà lontano. Devo tenere gli occhi aperti. Una lanterna. Sicuramente quella che usava Norreys. Almeno ora so dove è andato. Qualcuno le ha uccise facilmente. Chissà se è stato Norreys. Norreys, presumo. Lasciami stare! Non ti hanno mai marchiato.
Ecco come ti sei nascosto. Ti manda Ronald, vero? A izzare un cane imperiale contro il suo migliore amico. E quando mancava così poco, non dimenticherò mai l'odio nei suoi occhi. Ma non ha più importanza. Non diventerò uno schiavo. Sei un portatore anche tu, ti prego. Non farlo. Sai cosa fanno a quelli come noi? Non mi manda Ronald, ma uno degli uomini di Marta. Voleva assicurarsi che stessi bene. Io non capisco. Marta accoglie i portatori. È un'amica. Puoi fidarti di lei. Credimi. Non lo sapevo. Non che la cosa mi sorprenda. Ha un cuore buono, più di tanti altri. Resta qui e non farti vedere. Presto sarai tra facce amiche. Grazie. Pochi sarebbero stati tanto gentili. Ed... scusa. Non sei un cane imperiale. Tutt'altro. Mi hanno detto di peggio. Ho trovato una lanterna laggiù. Immagino sia tua. Grazie. L'ho persa quando mi hanno attaccato. Ma... a dire il vero, non ne sentivo tanto la mancanza. Sai, me l'aveva data Ron. Va bene. La terrò io. Forse posso usarla per mettere fine alla ricerca degli imperiali prima ancora che inizi. Un portatore senza marchio. Vivere libero per così tanti anni. Per poi essere tradito da un amico. Eccoti qui, Clive. Come procede la ricerca? Beh, marchiato. Non hai ancora trovato il bastardo? Solo quel che ne rimane. Un corpo fatto a pezzi dai mostri. E questo? Fammi vedere. No. Impossibile. Possiamo considerare chiusa la faccenda, quindi? O vuoi vedere un cadavere? No, cioè... non mi servono le ossa di un portatore. È morto. Chiudiamola qui. Avrei preferito che chi di dovere avesse fatto il suo trovandolo prima. Lasciare che un portatore giri senza marchio non è giusto per niente. Nessuno mi prenderà più sul serio. Guardate l'amico dei portatori, diranno. Sarò lo zimbello di tutti. È vero, Clive. Norris è davvero... è vivo. Lo troverai in una capanna nelle paludi. Ti sta aspettando. Oh, che astuzia. Comunque hai fatto la cosa giusta. Grazie. Non è molto, lo so, ma ti prego di accettare.